I primi dell'Ottocento a Matelica si volle realizzare un teatro degno della città. Il progetto fu dell'architetto Giuseppe Piermarini, autore del teatro La Scala di Milano, che ideò una pianta teatrale a ferro di cavallo con quattro ordini di palchi. A seguito della sua morte, il progetto fu portato avanti da due capomastri che lo modificarono. Intitolato al Piermarini, il teatro fu inaugurato nel 1812 con l'esecuzione di tre opere: Ser Marcantonio di Stefano Pavesi, Oche originale di Giovanni Simone Maier e Il filosofo sedicente di Giuseppe Mosca. Un primo restauro a metà Ottocento dell'architetto Vincenzo Ghinelli vide allargati boccascena e palcoscenico. Fu ridisegnata la linea dei palchi ampliando la curva a ferro di cavallo e furono modificate le rampe di accesso. Altro intervento si ebbe a fine 800. Andò perduta la volta del Piermarini con le pitture di Spiridione Mattei, al loro posto le decorazioni di Tito Boccolini. I palchi dei primi tre ordini vennero inquadrati da colonnine e quelli di proscenio furono delimitati da paraste con capitelli corinzi. Il quarto ordine divenne balconata. Oggi il teatro da 411 posti ha un aspetto neoclassico dove prevalgono il bianco e l'oro.